Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sono Maullo941 e siamo su Formula 1 2022, signori, col Gran Premio di Ungheria. Allora, io ho fatto le prove libere e sono andate la merda, signori. Io questo Gran Premio non lo sopporto, questo Gran Premio proprio non mi piace, non mi scende. Prima di partire col video, signori, vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare tanti like, tanti commenti e tanti suggerimenti su come migliorare e cosa vi può piacere vedere in questa serie. Ci andiamo a fare le qualifiche, signori, che stanno andando sull'asciutto. Le qualifiche stanno andando sull'asciutto, la gara sarà sul bagnato, quindi proprio non vedo come arriveremo a fine gara, però noi ci proveremo, signori. Siamo qui per correre, per far spettacolo, quindi vediamo un attimino se riusciamo a fare qualcosa di interessante. Non penso proprio, però ci proviamo, signori. È un Gran Premio tosto, ci sono due o tre curve che sono veramente terribili, terribili. E vediamo cosa riusciamo a fare, vediamo cosa riusciamo a fare. Non garantisco niente, però vedete, già questa è una curva che non sopporto, che ci porta ad andare a fragole. Questa è fattibile, questa è accettabile, anche se abbiamo fatto proprio male. Poi c'è questa frenatona di questa chicane che, se non entri bene, te la giochi tutta. Poi c'è quest'altra frenatona che hanno cambiato, che devi farla bene perché sennò te ne vai pure lì a fragole. Qui sono tutte frenate accelerate, frenate accelerate, e c'è da scipazzi, c'è da scipazzi. Anche questa bisogna frenare leggermente e poi spingere tutto sull'acceleratore. Le ultime due frenatone sono qui, in cui dobbiamo far scorrere bene la macchina, e va bene, è andata bene. E l'altra frenatona qui, che noi facciamo un pochino diversa rispetto a come fanno loro. E poi c'è l'ultima curva, signori, che è qualcosa di terribile, perché l'ultima curva, se la fai troppo vicino al muretto, ti salta la ruota con tutto, proprio ti saltano tutte cose, ti saltano tutto. Però sì, signori, ci siamo portati a casa una dodicesima posizione inaspettata in un Gran Premio che non sopporto minimamente. Ci siamo portati a casa una dodicesima posizione, che va Concluse le bene, qualifiche, che va rivediamo le prime bene, tre porca posizioni miseria. al volo: 1:20 Leclerc, a un Sainz e secondo e Max 2, Verstappen. invece Liam Le qualifiche sono sfruttata a 2 chiuse, secondi e la 5 a griglia è parte stabilita, ultima. non ci Grande resta. Liam, grande Liam, gli abbiamo pure rinnovato il contratto a questo, mamma mia, che cavolate. Però dai, ci porteremo lui in fondo alla conquista del prossimo mondiale. Lui verrà con noi, signori, lui verrà con noi, lui verrà con noi, ma dove? Non si sa. Allora, la gara è sotto la pioggia, ci sono delle curve veloci, quindi dovremmo cercare di evitare di distruggere un alettone. Quindi, con calma, con calma. L'obiettivo minimo dovrebbe essere il decimo posto, ragazzi. Partiamo dodicesimi, riuscissimo ad arrivare decimi per portarci a casa quei due, tre, quel punticino che fa morale e fa classifica, non sarebbe male. Che oltre a far morale, fa classifica, fa anche punti e soldi per il prossimo mondiale. Allora, scendiamo in gara, signori. 5 giri sotto la pioggia. La vedo malissimo. La vedo malissimo. Un Gran Premio, forse qui sull'asciutto saremmo riusciti a fare anche bene. Arrivato a un certo punto, se le qualifiche sono andate così, sull'asciutto saremmo anche riusciti forse a fare bene. Ribadisco, forse. Tutti i mali non vengono per noce, però, signori. Può essere che sotto la pioggia riusciamo ad avere quella nostra. Quel nostro birbillo, quel nostro tocco di classe che non avremo mai, perché sta diluviando in maniera terribile. Va Diamo bene, vediamo un'occhiata alle velocemente la posizioni classifica, sulla griglia dei la griglia di pilotti. partenza, La signori. fantastica qualifica di ieri di Charles Leclerc gli ha fatto conquistare la pole position. E in seconda posizione c'è un soddisfattissimo Carlos Sainz. Nel resto della griglia invece Verstappen, Hamilton, Sergio Perez e Russell, Bottas, Ricciardo, Norris e Fernando Alonso. Magnussen, il pilota proprietario. Mick Schumacher e Gasly. Ocon, Zhou, Yuki Tsunoda e Sebastian Vettel. Albon, Stroll, Latifi e Liam Lawson. Perfetto. Anche per la gara di oggi saremo in Mamma compagnia. mia, come piove, signori, mamma mia. Fernando questa volta non ci parla, proprio è disperato anche lui, lo siamo anche noi, signori. Ok, passiamo la visiera, 5 luci accese, si parte. Mattiamo Maluccio, mattiamo Maluccio, manteniamo l'interno, non si vede niente, non si vede niente. Gasly, te devi levare da lì, Gasly da lì te devi proprio levare. Ok, la partenza non è male, signori. La partenza di collisione con Hamilton, va bene, ne faremo una.
una ragione, giusto? Ce ne faremo fottutamente una ragione della collisione con Hamilton. Calma così, signore. Siamo tutti in calma. Devo passare di lì. Da dove vuoi passare, zio? Che non c'è spazio neanche per respirare. Da dove volevi passare? No, porca miseria, no. Signori, e ora mi dà il taglio curva, magari non è vero. Certo, quello mi stava buttando fuori e mi dà il taglio curva a me. Mi sembra una cosa logica, logichissima. Mi sembra una cosa ottima, proprio giusto così. Non mi ha frenato la macchina, mannaggia. Allora, dietro mi sa che abbiamo danneggiato pesantemente Russell, signori, che sta a fa da tappo in una maniera terribile. E questa a noi ci giova tantissimo. Però Alonso è passato, mannaggia a lui, Alonso è passato. Dai, dobbiamo semplicemente correre bene. Abbiamo 5 secondi di vantaggio e 8 su Bottas. Tanta roba, signori, tanta roba. Concentrati. Il mio compagno scuola è andato in box. Che cavolo ha combinato Liam? Liam mio, ma non è possibile che devi distruggere una macchina a gran premio. Cioè io lo posso fare, sono il proprietario, lo posso fare. Tu no, porca di una miseria. Calma e concentrati, La batteria è carica, usa il tuo fatto. Hai ragione, grazie per avermelo ricordato, ma me l'ero leggermente dimenticato. Che possono utilizzare l'ERS. Cartello lo lascio, ce lo siamo portati. Questa è una curva da fare un po' più veloce. Questa anche questa. Dai. Questa no. Questa leggermente un tocco di freno. Dai così. Vediamo un po' così. Dai. Disattiva l'ERS e frena. Frena. Vai così. La posizione su Alonso mi può anche stare bene, però non dobbiamo scendere di troppe posizioni, signori. Dai, che è buona così. È un altro giro andato. Apri la batteria, abbiamo mantenuto 4 secondi di vantaggio su Alonso, signori. 4 secondi di vantaggio su Alonso. Apri la batteria. Bella la curvetta, fatta bene. Siamo usciti a 3 secondi e 7. Buono. Non ci ha insultati per il taglio curva, quindi la potevamo fare. 3 secondi e 5. Dai, calma. Dai così, pennelliamole queste curve, porca miseria. Dai così. Ancora non abbiamo sfasciato nemmeno la macchina, neanche usato un flashback, signori. Tanta roba, nel Gran Premio che non sopportavo più di tutti. Tienilo, va bene. Apri l'ERS e andiamocene. 3 secondi e 5, abbiamo perso solo mezzo secondo. Riuscissimo a perdere pure mezzo secondo in questo penultimo giro, sarebbe non di lusso di più. Abbiamo preso un poco l'arca, apriamo un poco l'ERS, così conquistiamo un po' di accelerazione. Quindi.
cos'è? Abbiamo perso un secondo pieno. Com'è che abbiamo perso un secondo pieno su Alonso? Abbiamo 3 secondi e 5, siamo scesi a 2 secondi. Guarda, questo tratto l'abbiamo fatto malissimo, quindi ci sta pure, abbiamo perso. Per fortuna non c'è l'S, quindi in teoria lui non può avvicinarsi e sfruttare l'S. Però vi ripeto, eventualmente su Alonso gliela concediamo, se non riesco a difendermi gliela concedo, questi signori. Meglio un ottavo posto che niente, meglio un ottavo posto che niente. Ci difenderemo con le unghie e con i denti, ma... Ok, il distacco è 7,1 secondi. Ma con chi? Ho quelli davanti. Ma con chi si scrive però? Ma che spara numeri Fernando lì, Ferdinando, come cazzo la te chiami? Spara numeri. Abbiamo perso tantissimo in questo giro, signori. Abbiamo perso tantissimo. Due secondi pieni abbiamo perso. E anche di più, Alonso è arrivato, signori. A meno di mezzo secondo. Buon Ferdinando è a meno di mezzo secondo. Dobbiamo prepararci a difendere. A difenderci. Stai perdendo un secondo a giro sulla vettura che ti segue. Ripeto, un secondo. Eccolo. Effetto il suo primo tentativo. Si è fatto vedere negli specchietti. Ma noi non abbiamo paura di nessuno, signori. Non abbiamo paura di nessuno. Dobbiamo sempre tenerlo dal lato opposto di dove può effettuare il sorpasso. Dai così. Difendiamoci. La difesa c'è permessa. È permesso difenderci. No, ho ritardato troppo la frenata. Se continui a tagliare le curve riceverai una penalità dai commissari. E vabbè, oh, non potevo fare diversamente. Non è, potevo andarmene a saltare sui boschi. Non potevo fare diversamente, signori. Dai così, apri l'ERS, signori. Quel taglio curva ci ha fatto guadagnare un pochino su, decisamente sì, un bel po' di aria. Su Alonso, va bene, dai, ogni tanto ci sta. Ogni tanto siamo noi sfortunati con gli altri, questa volta siamo stati un po' più fortunati, dai, abbiamo sfruttato un piccolo escamotage per occhio al muretto. Ah, curva bella, perfetto, apri l'ERS, signori, un settimo posto di lusso in un gran premio che non sopporto, in Ungheria, settimi. Gara finita, fai attenzione alla macchina. Dai così, e non abbiamo nemmeno distrutto la macchina. Tanta roba, sotto il diluvio universale, pilota del giorno, ancora una volta. Tante soddisfazioni. Soddisfazioni, grande così. E punticini che arrivano alla Mollo Racing. Ora andiamo a vedere un attimino. La classifica si muove. Chi se ne frega di qua della Ferrari? Non ci siamo immaginati su quel posto. Settimi, sono partiti a casa 6 punticini. Tanta roba. Liam è riuscito a fare qualcosa. Liam ha guadagnato una sua posizione su Tsunoda. Va bene. Andiamo a vedere la classifica. Classifica con i piloti. Siamo 14esimi a 12 punti. A 2 da Mick Schumacher e da Gasly. Abbiamo superato Ocon, Vettel e Zu. Già è tanta roba. La classifica costruttore ci vede noni. Con 12 punti sopra Aston Martin e Williams, che non è male, e a 2 punticini dall'Alfa Tauri. L'AS è raggiungibile, a meno che proprio non sviluppiamo la macchina in maniera pesante. L'Alfa Tauri la vedo lontana, ma però. Signori, con calma, possiamo fare tante cose. Con calma, soddisfazioni. Dai così. Allora, qui saliamo a livello 12, qua siamo a livello 8, entrambi. Vediamo a soldi, purtroppo non avendo la rivalità perdiamo un sacco di moneta, però non c'è niente da fare, prendiamo solamente 115 del... Ah no, l'abbiamo distrutta la macchina. Quando? Non mi ricordo niente di essermi preso un muretto davanti, però boh, va bene. Niente, ricordavo male io. Pensavo di non aver fatto danni e invece li abbiamo fatti.
Un muretto più, un muretto meno, un tocco più, un tocco meno, purtroppo capita, capita anche alle migliori scuderie di andarsi a prendere un muro davanti o una macchina davanti, ma sono loro che si piazzano davanti a noi e frenano rompendoci le scatole. Allora, i team sono molto alti al momento. È arrivata l'ora di pensare come investire questo margine di profitto. Scegli le aree che pensi debbano essere migliorate. Che cazzo l'ha detto? Ma di che sta parlando? Allora, punti risorse 30, modo propulsore, resistenza aerodinamica, vabbè fai tu, autoriempimento, sponsor dei piloti, scuderia e va bene. Allora, fermi tutti, scusate, noi abbiamo solamente 974 che non ci servono assolutamente a niente, perché con 900 non ci facciamo niente. Marketing a che servono? Aumenta crescita fama 10% più veloce. Gli effetti positivi dell'attività scuderia saranno incrementati leggermente. E invece l'altro, questo è quello suo. Va bene, un giorno svilupperemo anche lui, signori. Un giorno svilupperemo anche lui. Qui qualcosa si è andato a farsi benedire, quindi andiamo a vedere che cos'è che si è andato a far benedire. Sviluppo non è riuscito, perfetto. Parte guasta. Quando tornerà dopo il Belgio? Non arriva niente, non arriva niente. Abbiamo 1139 punti e tu mi suggerisci di spenderne 1106? Ma io sinceramente vorrei anche spendere qualcosa sul motore, sinceramente. Tipo questo, me lo fai fare? No, raggiunta capacità di reparto. Qualcosa che costa poco, che riusciamo a sviluppare, signori. 507, 520. Questo non puoi fa? Sì, arriva fra due, arriva dopo l'Olanda addirittura. Invece quello che mi suggerisci tu? Dopo l'Italia! Porca miseria. No. Vabbè, dai, lo vuoi fa o famo? Ancora ne vuoi? Dai, decisi. Tanto c'è la pausa del mondiale e siamo tutti più contenti e andiamo avanti. C'è stato pubblicità, perfetto. No, signori, però così no, no, così no, porca miseria, così no. Non è andato rotto niente, di che stiamo parlando? Perché mi devi di le fesserie? Non si sa, inizia la pausa stagionale, signori. Perfetto, reparto marketing, vai al reparto di richiesta presente per ordinare un problema di dirlo. Giornale che ti fa una domanda diretta. Tu cosa vuoi rispondere? Quelli che stanno, gli iniziare il percorso. Ricciardo Norris. Dammi Ricciardo. Sì, grazie. Ricciardo, signori. Apprezziamo il tempo che ci hai dedicato. Quindi Ricciardo è il nostro nuovo rivale, giusto? Rivale. Ricciardo, perfetto. Vediamo se riusciamo a ottenere qualche pezzo. Ok, abbiamo ricevuto no. I nuovi pezzi dalla fabbrica. Ah sì, qualcosa è arrivato. Il prossimo gran premio è quello del Belgio. Signori, vediamo cos'è arrivato di interessante. Migliori completate. Oh, gli estrattori siamo riusciti a ottenerli. Finalmente, qualcosina l'abbiamo ottenuta. Ma siamo sempre l'ultima scuderia, non è vero? Sì, siamo sempre l'ultima scuderia. Niente, non riusciamo a salire di mezzo centimetro. Detto questo, signori, io vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per le suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo aggiornamento. Bella raga, ciao.